Ciao a tutti e benvenuti su City Teller. Ciao amici. Oggi andremo alla scoperta di quattro personaggi umbri e vi racconteremo le loro interessantissime storie. Eh sì, si tratta di quattro personaggi provenienti da aree differenti della nostra regione che si sono contraddistinti in ambiti diversi. E visto che di personalità interessanti in Umbria ne abbiamo davvero tante, potremmo anche pensare di tenere questo particolare tipo di format per i nostri prossimi video e raccontarvi magari di volta in volta nuovi personaggi, nuove storie. Assolutamente sì. E allora direi subito di iniziare. Iniziamo, vai. Iniziamo con il primo personaggio di questo video, Marianna Bacinetti. Marianna Bacinetti fu una delle donne più belle e colte dell'Ottocento. Nacque a Ravenna nel 1802 e a 17 anni sposò a Perugia il marchese Ettore Florenzi di Rasina, da cui ebbe due bambini, Carlotta e Ludovico. Durante il carnevale del 1821, in particolare durante un ballo organizzato nell'ormai scomparso Palazzo Torlonia a Roma, incontrò il principe tedesco Ludwig Wittelsbach di Baviera. Complimenti per la pronuncia, sempre grazie. Fantastica. Dopo buono Gianni, Ludwig che diventerà re con il nome di Ludovico I. Ora, tra Marianne e Ludovico scoppiò un amore a prima vista. Un amore che durò per oltre 40 anni. Pensate che i due si scrissero praticamente per tutta la vita una quantità incredibile di lettere, quasi 3.000. Mamma mia! E spesso, tra l'altro, Ludovico veniva a Perugia per incontrare la sua Mariannina, così affettuosamente la chiamava nelle lettere che le scriveva, e spesso le portava poi dei doni anche piuttosto particolari, come ad esempio un pappagallo, e uno struzzo, un animale che i perugini conobbero molto bene, tant'è che gli dedicarono poi una strada, la famosa Via dello Struzzo, che abbiamo già incontrato in un nostro precedente video. Marianna poi fu una donna, come abbiamo detto, molto molto colta, studiò la filosofia tedesca e tradusse numerose opere dal tedesco all'italiano, in particolare le opere di Leibniz. Ma promosse anche la diffusione in Italia di Kant e Spinoza e anche lei scrisse delle proprie opere di filosofia. Poi partecipò ai moti rivoluzionari del 1831 e la sua casa divenne rifugio per scrittori, patrioti, poeti, artisti. Nel 1833 rimase vedova e 3 anni più tardi sposò l'inglese Evelyn Waddington, personaggio che abbiamo già nominato in un nostro video perché quest'uomo inglese divenne sindaco di Perugia e i perugini lo ribattezzarono affettuosamente Evelino Waddington. Anche per evitare dei problemi di pronuncia. Esatto, del nome. Perché Evelyn è abbastanza complicato. Marianna morì a Firenze nel 1870. Ma prima di concludere la storia di questa donna straordinaria, vorrei citare un aneddoto piuttosto commovente. Quando nel 1868 Ludovico era ormai in punto di morte, volle con sé le scarpette che Marianna aveva indossato ben 47 anni prima durante la festa di carnevale in cui si incontrarono. E per volontà del re, alla sua morte, tali scarpette vennero poi fatte recapitare a Marianna stessa. Passiamo al secondo personaggio di questa puntata e io mi chiederei di continuare con la storia di un'altra grandissima donna della nostra regione, Luisa Sargentini, che nacque a Perugia il 30 ottobre 1877. Questo nome molto probabilmente non vi dirà molto perché Luisa Sargentini è universalmente conosciuta come Luisa Spagnoli, che sposò Annibale Spagnoli, dal quale prese il cognome e proprio insieme al marito decise di avviare una piccola drogheria dando il via alla produzione dei confetti. Nel 1907 Luisa Spagnoli fondò a Perugia una piccola attività insieme a Francesco Buitoni e a Leone Ascoli che era denominata Perugina e che contava inizialmente solo 15 dipendenti, ma che in breve tempo divenne una realtà molto importante in città. Intorno al 1923 iniziò un'importantissima storia d'amore tra Luisa e Giovanni Buitoni, figlio del socio Francesco, ben più giovane di Luisa di circa 14 anni. Alla coppia si deve la creazione del prodotto più importante nella storia della Perugina, il bacio.
Il bacio nacque da un'intuizione particolare di Luisa, che decise di riutilizzare gli scarti della nocciola utilizzata nella produzione di altri dolciumi e di fonderla con dell'altro cioccolato. Ciò che si originava era un cioccolatino dalla forma molto particolare, irregolare, che ricordava quasi un pugno, con la nocca principale che era composta dalla nocciola intera. Proprio per la forma particolare di questo cioccolatino, inizialmente il prodotto si chiamò cazzotto, vale a dire pugno. Fu poi proprio Giovanni a suggerire un nome ben più gentile e romantico al prodotto, che da allora si chiamò bacio. Leggenda vuole che il celeberrimo bigliettino all'interno del bacio Perugina non sia altro che il ricordo dell'amore di Luisa e di Giovanni con la donna, che era solita lasciare dei messaggi romantici all'interno dei propri prodotti in azienda. Che spettacolo, una storia appassionantissima. Bellissima. Davvero. Luisa Spagnoli fu un'imprenditrice lungimirante, importantissima, che cercò anche di migliorare le condizioni dei dipendenti della propria azienda. Voglio ricordare a questo proposito il fatto che avviò un asilo nido per i dipendenti dello stabilimento di Fontivegge a Perugia, e avviò anche l'allevamento dei conigli d'angora, pregiatissimi per la lana d'angora, utilizzatissima nel settore tessile, altro settore in cui Luisa seppe distinguersi, arrivando a creare un'altra attività, pensate, col nome di Angora Luisa Spagnoli. Intorno agli anni 30 Luisa si ammalò gravemente e Giovanni Buitoni decise di trasferirla a Parigi al fine di garantirle le cure migliori. Purtroppo però la donna morì e Giovanni però le rimase accanto fino alla morte, che avvenne nel 1935, all'età di circa 58 anni. Ultima cosa, ultima piccola curiosità, prima di continuare il nostro racconto di oggi, è il fatto che a Luisa Spagnoli è stata dedicata una miniserie televisiva prodotta dalla Rai nel 2016 con attrice principale Luisa Ranieri nei panni di Luisa Spagnoli, ed è una serie quasi interamente girata nella città di Perugia. E dopo aver conosciuto la storia di queste due grandissime donne, passiamo a conoscere Franco Rasetti, che fu un fisico, botanico e paleontologo, insomma uno scienziato a 360 gradi, che nacque in una frazione del comune di Castiglione del Lago, nota come Pozzuolo Umbro, nel 1901. Si formò presso l'Università di Pisa, dove conobbe tra l'altro Enrico Fermi, e studiò anche in California presso il Caltech, California Institute of Technology. Nel 1930 ottenne la cattedra di spettroscopia presso l'Università La Sapienza, nel celebre istituto di Via Panisperna, dando inizio così alla celebre epopea dei ragazzi di Via Panisperna. Sotto questo nome si intende un gruppo di fisici che fu una generazione di fenomeni. Citiamo gli Stadio, esatto. Che noi siamo dei fan. Esatto. Una generazione di fenomeni della scienza italiana. Fecero delle scoperte sensazionali, tra cui quella nel 1934 della proprietà dei neutroni lenti, che porterà prima alla costruzione del primo reattore nucleare e poi della bomba atomica. Ottenne nel 1938 il premio Mussolini dall'Accademia d'Italia nel campo delle scienze e nell'anno dopo, nel 1939, emigrerà dall'Italia, proprio perché le leggi razziali avevano colpito numerosi suoi colleghi, tra cui lo stesso Fermi e Segre. Si trasferì quindi in Canada, dove lavorò presso l'Università Laval in Quebec, e rifiutò di aderire al progetto Manhattan, proprio per le sue convinzioni pacifiste e proprio perché credeva che la scienza dovesse applicarsi solo in direzione della pace, non per fini bellici. Certo. Il progetto Manhattan era il progetto statunitense di costruzione e sviluppo della bomba atomica, progetto che andò a buon fine perché poi fu proprio grazie al progetto Manhattan che vennero costruite le bombe che colpirono Hiroshima e Nagasaki. Questa scelta di pace e molto coraggiosa però non gli portarono la fama che avrebbe meritato assolutamente, e decise di dedicarsi ad altri campi nella scienza, tra cui la botanica, la geologia e la paleontologia, diventando tra l'altro uno degli esperti massimi a livello internazionale dell'era geologica del Cambriano. Lavorò negli Stati Uniti e successivamente in Belgio, dove morì nel 2001. A lui sono dedicate numerose scuole
e anche la centrale elettrica di Pietrafitta nel comune di Piegaro prende proprio il nome di Franco Rasetti. L'ultimo personaggio della nostra rassegna odierna è Libero Liberati. Si tratta, amici, di uno degli sportivi umbri più forti di tutti i tempi, annoverato di diritto tra i grandi del motociclismo italiano. Liberati nacque nel 1926 a Terni e, dopo aver lavorato per un periodo nelle acciaierie della città, cominciò la propria carriera in ambito motociclistico nell'immediato dopoguerra. Soprannominato il Cavaliere d'Acciaio o il Ternano Volante, Libero Liberati si impose negli anni 50, arrivando a vincere il Moto Mondiale del 1957 con la Gilera, imponendosi in quell'anno in ben 4 gare sulle 6 previste, quindi vincendo anche in circuiti leggendari come quello di Monza o di Spa. Cioè, un'impresa pazzesca, risultato veramente incredibile. Però. Da segnalare la rivalità di Libero Liberati con un pilota britannico dell'epoca, tale Geoffrey Duke, nominato il Duca di Ferro, quindi si teneva un vero e proprio derby tra il Cavaliere d'Acciaio Ternano e il Duca di Ferro britannico. Libero Liberati perse tragicamente la vita nel 1962 durante un allenamento sulle curve di Cervara. Oggi a lui è dedicato lo stadio della Ternana, la principale squadra della città di Terni, e nei pressi dello stadio c'è proprio un monumento che lo ricorda. E quindi con la storia di questo grandissimo campione finisce anche la puntata di City Tellers, dedicata appunto a 4 personaggi dell'Umbria. Per noi è stato un piacere potervi raccontare queste 4 grandi biografie, e che dire di più? Lasciate like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ci fa sempre molto piacere, e poi suggeriteci nei commenti magari i nomi di altri personaggi umbri che magari potremmo raccontare, certo, nelle prossime puntate indoor legate proprio a questo particolare format, no Michi? Assolutamente sì. Noi vi mandiamo un grandissimo saluto e appuntamento alla prossima puntata di City Tellers. Ciao! Ciao.